Lottaggio il candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle Francesco De Pasquale e quello della coalizione del centro-sinistra Andrea Zanetti. Su tutto questo Giulia Baldi. Con 8.277 voti e il 27,27%, Francesco De Pasquale è il candidato sindaco più votato a Carrara e quasi l'unico grillino in Italia che va al ballottaggio del 25 giugno, dove se la vedrà con Andrea Zanetti, sostenuto da una coalizione di centrosinistra che ha ottenuto 7.573 voti, il 25,28%. I 5 Stelle hanno vinto, ma non sondato. Comunque vincono, caso raro in questa tornata, e vanno al ballottaggio senza alleanze. Noi quindi facciamo l'appello a tutti i cittadini che non sono andati a votare, che rappresentano il 40%, perché abbiamo un'occasione storica veramente di dare un volto nuovo, una sterzata violenta, forte, incredibile a questa città. Soddisfazione nel centro-sinistra. Partivamo da una situazione difficile e frammentata, dice Zanetti. Noi ora dobbiamo parlare al variegato elettorato del centrosinistra che fino ad oggi non è stato con noi in questo viaggio, parliamo a loro perché la partita è assolutamente aperta. Dietro De Pasquale e Zanetti c'è Andrea Vannucci con il 15,17%. In un primo momento era lui l'uomo scelto dal PD di Carrara come candidato sindaco senza primarie, provocando però il commissariamento del partito. In tutto erano 9 candidati sindaco. Carrara ha votato il 58,23% degli elettori, oltre il 3% in meno rispetto alle scorse elezioni.